Buongiorno, allora, ok, ci siamo. Un attimo di preparazione tecnica. Intanto dico che il taglio che ho voluto dare a questo brevissimo intervento è un taglio tecnico-sindacale perché è un taglio tecnico-sindacale perché, visto la portata, insomma, degli interventi di chi mi ha preceduto, avrei ripetuto le cose che hanno detto loro, ma loro le hanno dette molto meglio, no? E quindi come dire, mi sarei sovrapposto, ma facendo la brutta copia. Ora, sistema, diciamo, societario delle banche. La maggior parte delle banche oggi in Italia ha un sistema di amministrazione dualistico. Cosa vuol dire? Nella parte sinistra vediamo quello tradizionale, no? C'è l'amministratore unico laddove c'è, o CDA, e il collegio sindacale. A destra invece vediamo il modello dualistico che è formato da un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Oramai quasi tutte le banche adottano questo sistema e, come dire, il consiglio di amministrazione nei suoi ruoli, se puoi passare cortesemente, ha il compito di gestire e amministrare l'azienda. Però gli amministratori sono eletti dal consiglio di sorveglianza che ha anche il compito di avere un controllo sull'operato del consiglio di gestione. Quindi, laddove si dovesse verificare l'introduzione della partecipazione dei lavoratori nelle alte sfere delle società, forse il candidato dei lavoratori sarebbe meglio metterlo, no? Oppure ipotizzare che venga messo nel comitato di sorveglianza, proprio per la funzione di controllo e di sorveglianza appunto dell'operato del consiglio di gestione. Passando all'altra slide, a testimonianza di quanto la First CISL abbia da tempo dato grande importanza alla normativa dell'articolo 46 e alla partecipazione dei lavoratori, questo è uno stralcio della piattaforma rivendicativa del CCNL che da domani sarà fattivamente in, come dire, trattativa, no, con la controparte, con API. Ripeto, è una cosa che per noi ha rivestito grande importanza, tant'è che ufficialmente è stata inserita nella piattaforma che verrà discussa da domani e che vedrà, come dire, le future scelte di questo contratto saranno per la categoria di importanza vitale. Mi sono permesso poi nell'altra slide di segnalare un intervento del nostro segretario generale perché in questo intervento riassume in parte tutto quello che è stato detto benissimo in precedenza, e cioè che il sistema oggi, come è concepito, laddove ci sono degli utili, dà soddisfazione quasi ed esclusivamente agli azionisti che vengono, diciamo, molto ben retribuiti attraverso i dividendi. Ma l'introduzione dell'articolo 46 sarebbe di grandissima importanza e dal punto di vista finanziario, perché, per esempio, come è stato giustamente detto,
la partecipazione agli utili sarebbe veramente un inizio. No, io credo che da quello che abbiamo sentito, le idee con la quale è stata concepita l'iniziativa della CISL sono molto chiare, sono molto articolate, sono molto complete. Noi abbiamo avuto nel corso degli anni che ci hanno preceduto degli esempi di partecipazione, ma come dire, lasciati alle singole banche, alle singole aziende. Se si dovesse normare in modo strutturale una decisione, un'esperienza del genere sarebbe di fondamentale importanza, perché la partecipazione agli utili dei dipendenti, con magari la costituzione di associazioni di categoria dei dipendenti, insomma, aprirebbe in qualche modo, non dico faciliterebbe, perché la situazione, cioè, insomma, è sempre abbastanza complicata e purtroppo chi sta dall'altra parte è restia ad accettare questi cambiamenti, però potrebbe, come dire, aprire, aiutare, no, tutte le varie categorie ad aprire una porta verso i consigli di amministrazione. Ma è molto importante questa dichiarazione anche per due motivi che sono stati sempre detti con grande puntualità: la digitalizzazione e una evoluzione ultima della digitalizzazione, che è l'intelligenza artificiale portata nel mondo di lavoro, rischia, come dire, di scompaginare se non si è pronti a poterla gestire anche il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro che, come dire, per antonomasia nelle banche, nelle assicurazioni, nella finanza, laddove insomma sono lavori che vivono di numeri, e quindi l'algoritmo diventa veramente di grande importanza. Ecco che il lavoratore nella CDA o nel comitato di sorveglianza, il rappresentante dei lavoratori, potrebbe, come dire, essere di grande aiuto per la gestione di questi fenomeni che, come dire, succedono e si ripetono e si evolvono con delle dinamiche che non sono più quelle di una volta, sono delle dinamiche veramente molto molto veloci, molto repentini, e si fa fatica a doverle gestire. Un'altra cosa che per noi è molto importante è che la responsabilità sociale di impresa, che per quanto riguarda le banche diventa ancora più importante, perché la gestione del risparmio è gestita espressamente dalla Costituzione, e con tutto quello che è stato detto, anche l'aumento repentino dei tassi rischia di, tra virgolette, come si suol dire, chiudere i rubinetti delle banche. Sarebbe veramente un grossissimo problema alla luce del fatto che l'accesso del credito delle famiglie attraverso i mutui, delle realtà produttive del territorio attraverso i finanziamenti, rischierebbero di restare monchi, e quello sarebbe un grande problema. E anche quello, anche in questo caso, il rappresentante dei lavoratori all'interno della stanza dei bottoni sarebbe veramente di grande utilità. Per ultimo, mi permetto di segnalare una situazione che è capitata in una banca a noi vicina, che è la Banca Popolare di Milano, ma più che altro per sottolineare l'importanza che i criteri di attribuzione, di assegnazione del ruolo come rappresentante dei lavoratori devo avere in termini di trasparenza e chiarezza. Questo è un comunicato
fatto dalle organizzazioni sindacali confederali, nel quale si disconosce la rappresentanza dell'unico caso della rappresentante dei lavoratori eletto in Banca Popolare di Milano, proprio perché ha occupato dei ruoli nei CDA di società collegate alla Banca Popolare di Milano, anche in presenza di operazioni societarie di fusioni, integrazioni, eccetera, eccetera, e quindi, no, a nostro detto, non poteva essere obiettivamente un rappresentante, come dire, credibile e che potesse difendere gli interessi. Ripeto, diventa poi di fondamentale importanza avere dei criteri di assegnazione di questo ruolo chiave, l'abbiamo visto, nel futuro, proprio perché deve esserci rigore nella rappresentanza. Il rappresentante dei lavoratori deve rappresentare i lavoratori e non può essere un appendice, una coda dei vecchi CDA delle proprietà. Grazie. Ringraziamo Roberto Broggi, passerei la parola a Stefano Fattorini, i miei cittadini. Allora, grazie. Innanzitutto io volevo cominciare dicendo che partecipare, che è ben diverso da coinvolgere, chi tratta questi temi in Confindustria sa che ci si rompe la testa su questo termine, vuol dire sì condividere, ma vuol dire anche comunicare. Quindi io un ringraziamento alla CISL, alla persona di Paola, Daniele, ma anche un ringraziamento al mio segretario generale con cui abbiamo condiviso il lavoro e che mi permettono oggi di comunicare due casi molto specifici del nostro territorio, lo ritengo doveroso. La prima storia di cui voglio parlare è una storia di una piccola azienda, una microazienda, 14 dipendenti all'epoca, 16 oggi, dopo un po' di anni, che è la Fratelli Bulgheroni. È un'azienda di Colverde che è stata fondata nel 1974, un'azienda molto artigianale, FAO poi, potete trovare i loro prodotti all'Opera di Parigi, una scala di Milano, principalmente poi, strumenti a fiato, e ha la particolarità di avere un lavoro estremamente artigianale. Il vero valore di quell'azienda sono le persone. Quando entrate, se entrate dall'interno dell'azienda, vedete le persone che vanno a limare i tasti degli oboi, con una persona di fianco che ascolta la nota per vedere se è corretta, e ne producono migliaia all'anno. Questa azienda nel 2016, dopo fattivamente un'esistenza centenaria, aveva quasi raggiunto i 100 anni, ha avuto un litigio tra i soci. Noi avevamo all'interno due iscritti e questi due iscritti, preoccupati per la continuità aziendale, sono venuti a recapito, come chi fa recapito sa che avevano i lavoratori e dicono i loro problemi. A quel punto siamo intervenuti, a seguito abbiamo fatto un'assemblea, un'azienda artigiana, non ce l'hanno mai rifiutata, e l'espresso mandato dei lavoratori è stato quello: vorremmo avere voce e capitolo su quello che sta succedendo, perché uno dei due soci aveva dato disdetta alla società. Il problema è che se non è SMC, dando disdetta alla società, a dicembre dello stesso anno si sarebbe estinta. E tutto questo sapere, tutto questo conoscere, tutta questa realtà sarebbe sparita e non era recuperabile. Se avessero aperto dopo 6 mesi, i concorrenti, che è, per dirne uno, Yamaha, non avrebbe aspettato che la Fratelli Bulgheroni si ricreasse. Qual è stato quindi? A seguito del mandato che ci hanno dato i lavoratori, siamo intervenuti con i due soci, siamo riusciti a convincerli non solo ascoltare la voce dei lavoratori, ma essendo che non andavano d'accordo sulla valutazione dell'azienda e sulla continuità aziendale, quella di far parte con una sorta di organo terzo che non era interessato esclusivamente all'economia dell'azienda, ma era interessato al lavoro all'interno di quell'azienda. Per cui l'intervento che è stato fatto è stato quello di, tramite un consulente, nel nostro mondo piuttosto conosciuto, per mano della Libera, abbiamo valutato l'azienda insieme.
Per cui noi come sindacato siamo andati all'interno dell'azienda, abbiamo contato il numero di pezzi presenti in magazzino, abbiamo guardato le macchine, quanti ne avevano, le svalutazioni, quanto potevano. Insomma, abbiamo fatto tutto questo lavoro che è durato per qualche mese con Ermanno e siamo arrivati non senza difficoltà, perché potete immaginare che i soci non si parlavano in maniera simpatica, vediamola così. Siamo arrivati alla fine, a dicembre dello stesso anno, in extremis, a trovare un accordo tra i soci proposto da noi, accettato da entrambi, ed oggi la società è ancora in piedi. Questo, a mio avviso, è un esempio fattuale di come due degli articoli presenti nella nostra proposta di legge funzionano. Perché se in un'azienda gli unici interessi che vengono coinvolti sono gli interessi economici e non c'è presente il mondo del lavoro all'interno, si perdono professionalità, si perde la coesione sociale e tutto quello che quell'impresa, tutto il sistema sociale che c'è intorno a quell'impresa. Quell'impresa vive in un paesino piccolo dove sono coinvolte 20 famiglie e quelle 20 famiglie avrebbero avuto seri problemi. Tra l'altro un artigiano del mondo della musica di Colverde, magari di 50-55 anni, dove sarebbe andato a lavorare? Non avrebbe avuto nessun tipo di speranza e si sarebbe persa una conoscenza e, dato che è una cosa che serve tanto, dell'italianità nel mondo di cui si parla tanto oggi, ma che poi non viene di fatto sostenuta. Questa è una prova, secondo me, veramente fattuale di come questa legge può dare una spinta e risolvere problemi. In micro, beh, macro, perché il concetto che può esserci anche in una grande impresa è lo stesso. L'interesse del lavoro inteso come le persone rappresentate deve essere, non dico centrale, ma deve far parte assolutamente delle decisioni strategiche delle imprese. Il secondo caso è un altro caso fattuale, il caso di prima comunicazione. In questo caso è più legato alla partecipazione all'organizzazione del lavoro, per gli articoli 10 e 11, se ricordo bene, della nostra proposta di legge. Non è il primo né l'unico, ma secondo me, sul nostro territorio, secondo me ha avuto dei risultati davvero ottimi. È un'azienda, prima comunicazione, che ai tempi, poi invece sono state altre vicissitudini, ma ai tempi contava circa 300 dipendenti, un'azienda che come lavoro principale riparava telefonini, la metto in maniera molto semplice, perché in realtà era più complessa, comunque ripara telefonini, un'azienda in cui ci sono voluti circa 10 anni di convincimento, in cui si è parlato di partecipazione, ma guardate che meglio, venite, ragioniamo su questa cosa qui. Dopo questi 10 anni finalmente si è creata l'occasione per riuscire a intervenire nell'organizzazione del lavoro. Come attraverso una parte contrattuale, però ovvio che i contratti sulla partecipazione erano firmati qualcuno, ma devo dire che non tutti si riescono a far vivere, perché conto scrivere che esiste un comitato paritetico in cui il sindacato conta come l'azienda e via dicendo, un conto è farlo. Sono due cose che ho detto apposta, spesso sono esperimenti che si fa fatica a poi portare a termine dal punto di vista fattuale. Qui invece cosa si è fatto? Si è creato sì il comitato paritetico che a livello più alto andava a gestire di fatto le iniziative, quindi si diceva guardate andiamo a intervenire in quel settore lì con questi lavoratori e finiva lì un po' il lavoro del comitato centrale, se non poi vedere i risultati alla fine, e poi una parte più pratica che invece veniva gestita da una persona formata dall'Università di Bergamo in questo caso, ma su proposta sindacale. Quindi chi andava a gestire, cioè noi abbiamo fornito il paletto di persone che potevano farne parte e l'azienda tra queste persone ha deciso quella che gli piaceva di più. Quindi anche lì c'è stata una scelta condivisa in modo che non venissero poi gestite, come succede a volte, in maniera totalmente diversa in basso. La convenienza è stata evidente. Il primo lavoro su cui si è andato a lavorare è stato il magazzino. Il magazzino di prima comunicazione in quel momento era stracolmo. L'idea aziendale, senza aver ascoltato prima di questo accordo, era quella di comprare o affittare un magazzino di fianco con un costo decisamente elevato. Bene, vi dico solo che alla fine del lavoro fatto sul magazzino, il 70% del magazzino era vuoto, cioè era composto da cose che non servivano,
e il responsabile di quel magazzino fino a pochi mesi prima asseriva senza ombra di dubbio che non si poteva togliere nulla. All'interno del magazzino poi hanno fatto altre attività, non solo non hanno speso i soldi, ma hanno fatto altre attività. Un'altra cosa però importante che lì non si è potuta applicare in quegli anni è poi la redistribuzione, perché un conto è dire ai lavoratori partecipate e create ricchezza, però poi un conto è dire io me la tengo quella ricchezza o come la do. E in questo caso specifico si è anche scritto in maniera chiara, essendo che l'azienda viveva un momento di crisi economica, si era deciso di reindirizzare tutte le risorse create nel mantenimento della società e quindi di conseguenza dei posti di lavoro. Bisogna però, qui lo dico, fare molta attenzione, l'ho detto all'inizio ma lo ripeto, tra la differenza tra il partecipare e essere coinvolti, non è secondario, perché la partecipazione è una cosa attiva, il coinvolgimento è una cosa passiva che si subisce. Un conto è chiederti, guarda, io ho questa idea, dimmi secondo te come possiamo raggiungerla e poi magari non lo faccio neanche. Un altro conto è dire vediamo insieme come possiamo migliorare le cose e quali idee e strategie dare all'azienda. La chiudo solo un po' fattuale, sono entrato solo in un'ottica concettuale perché si trova, sicuramente tanti di voi l'avranno già sentita, però per dare un esempio stretto su quale può essere la differenza tra il coinvolgimento e la partecipazione, e si può riassumere in una fiaba, la riassumo, la racconto tutta, inglese, che parla della colazione. Nella colazione inglese, come sapete, c'è l'uovo e c'è il bacon. Ecco, nella colazione inglese la gallina partecipa e il maiale è coinvolto. Grazie. Grazie a Stefano Falconieri. Allen Kakacic, il fascista italiano. Ben arrivato la Cisne dei Laghi. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, grazie anche per il benvenuto, poi avremo occasione di conoscerci meglio gli organismi. Io rappresento un settore che è molto frammentato, dove la partecipazione, tranne che nei casi di rarissime aziende di grandissime dimensioni, che è quello di ILE, è quasi impossibile. Il numero dei lavoratori dipendenti di un'impresa edile mediamente rappresenta tre unità, cioè tre lavoratori, quindi immaginarsi di fare degli accordi di partecipazione all'interno dell'azienda, salvo quelli casi rarissimi dei gruppi come la WeBuild, come alcune società che sono prevalentemente legate alle grandi opere, diventa abbastanza difficile. Però noi, proprio per questo motivo, già 100 anni fa, come settore, abbiamo trovato una soluzione di partecipazione ibrida, che è attraverso la contrattazione attraverso gli enti bilaterali. E quindi in questa situazione, in questo tipo di meccanismo, affrontare tutta una serie di quello che possono essere esigenze dei lavoratori attraverso una contrattazione, attraverso i luoghi dove affrontare le questioni insieme esattamente ai rappresentanti dei datori di lavoro. Quindi non è la contrattazione collettiva che rappresenta il contratto, quello diventa origine della gestione, quindi enti bilaterali invece diventano elementi di emanazione contrattuale dentro i quali affrontare le questioni di settore quotidiane, problematiche di vari tipi. Io ne elenco alcune, perché è molto importante in quanto riguardano la parte davvero esigente ed è legata al territorio. Quindi in Italia, in ogni territorio, esiste una cassa edile che è emanata dal contratto nazionale e definita dagli accordi definiti a livello territoriale, quindi da integrativo provinciale. L'aspetto del governo è quello cruciale, cioè la cassa edile è gestita da
in maniera veramente paritaria al 50% associazioni datori di lavoro, al 50% dei rappresentanti dei lavoratori del sindacato. Quindi la stessa presidenza è sempre costituita da un presidente che è un imprenditore e un vicepresidente che è un sindacalista. Il principio che, come dicevo prima, quella più vecchia qualche anno fa ha festeggiato il centenario, è di gestire le questioni in maniera paritaria con il principio mutualistico, quindi attraverso gli accordi territoriali e attraverso gli accordi e i principi di propagazione all'interno dell'ente vengono gestite queste risorse con principio mutualistico, di cui si partecipa tutti, per 5/6 a carico dell'impresa, per 1/6 a carico del lavoratore, e vengono gestite tutta una serie di cose. Non entro per questione del tempo nel merito di tutte quelle più importanti, ma mi soffermerò sulle due che ritengo siano molto molto importanti e significative anche in base a quello che è la proposta della CISO, quello che sono i principi che stanno, i 4-5 principi che stanno sulla base della nostra proposta di legge. Quindi, oltre alla gestione di alcuni istituti contrattuali, l'edilizia, la cassa edile, quella che attribuisce le ferie, la tredicesima, anche qui il motivo prevalentemente è quello legato alla discontinuità dei rapporti di lavoro. In edilizia un operaio spesso e volentieri cambia un'impresa più di una volta l'anno, e quindi attraverso questo meccanismo mutualistico vengono garantite in due momenti dell'anno, la tredicesima e le ferie, a tutti i lavoratori. C'è tutto un sistema che riguarda welfare, che è un altro tema particolare, poi magari in un'altra occasione lo approfondiamo, ma quelli due sui quali mi soffermerò oggi, giusto per usarli come un esempio, riguardano l'anzianità di settore, che in edilizia non viene gestita all'interno dell'impresa, ma viene gestita dall'ente bilaterale, e quello che riguarda la certificazione della regolarità delle imprese attraverso il documento unico di regolarità contributiva. Entrando nel merito proprio anche di altri istituti che vengono gestiti dalla bilateralità e che sono molto importanti, ma oggi per questione di tempo non li tocchiamo. Abbiamo tutto un sistema delle scuole che gestisce la formazione professionale, le scuole di mestiere ultimamente che vanno molto di moda anche qui sul nostro territorio di Varese, istituti tecnici superiori, gli ITS, che dovrebbero essere un po' il futuro di formazione professionale intermedia. Abbiamo tutta una parte che riguarda la consulenza e assistenza tecnica in cantiere attraverso i comitati paritetici territoriali, la gestione del mercato di lavoro attraverso l'ente unico, e un'altra parte che riguarda la sicurezza, che è molto importante, la gestione dei rappresentanti e lavoratori in sicurezza, ma non aziendali che territoriali. Anche qui una gestione in merito che meriterebbe un approfondimento un pochino più lungo. Come dicevo, mi concentrerò più su questi due aspetti, che è l'anzianità di settore, noi la chiamiamo APE, anzianità professionale edile, che è un po' unica nella sua costruzione, perché i scatti di anzianità, a differenza di un'azienda normale, all'interno del sistema edile non sono legati all'anzianità di azienda, ma all'anzianità di settore. Uno più tempo lavora nel settore edile, a prescindere da quante aziende cambia, matura anno per anno un'anzianità di settore che viene retribuita attraverso il meccanismo dell'edilizia. Questo istituto, lo possiamo chiamare da questo punto di vista, viene calcolato sul territorio, gestito proprio per quello che vi dicevo, per la peculiarità della grande mobilità anche non solo tra le aziende ma anche tra i territori diversi, in base alla presenza effettiva del cantiere, che oggi è a Varese, domani è a Como, dopodomani è a Milano e chissà dove, viene gestita attraverso un meccanismo di scambio di queste informazioni e viene retribuita dalla singola cassa edile territoriale in occasione della festa dei lavoratori il 1° maggio.
Adesso io qui nelle slide sono entrato anche più nei tecnicismi, questa è un'anzianità che si mantiene anche quando uno esce dal settore, quindi a differenza di un'azienda nel momento che si viene licenziato e si viene assunto in un'altra azienda si azzera la questione di anzianità. Nel nostro aspetto, anche se uno esce dal settore per 2 anni gli viene conservato il livello di anzianità. Il calcolo avviene attraverso un meccanismo di calcolo delle ore, un po' complicato, quindi non entro nel merito, però garantisce in base al livello di permanenza, quindi numero di scatto, livello di anzianità nel settore, numero di ore lavorate, un'erogazione che a fine del ciclo, quindi dopo 9 anni circa di presenza nel settore, corrisponde a una mensilità. Questo meccanismo che viene finanziato sempre attraverso quindi la cassa edile, chi effettivamente fa questi bonifici e fa il pagamento è la cassa edile, e il fondo che eroga queste risorse è finanziato attraverso una percentuale di versamento a carico delle imprese che varia in base a quello che sono le esigenze. Per tanto tempo è stata gestita a livello territoriale, oggi esistono le aliquote nazionali che cercano di garantire un equilibrio tra quello che sono quello che sono le entrate, quindi i costi che vengono chieste alle aziende di caricare, quello che è il pagamento, quindi l'uscita della cassa edile. Giusto per fare un esempio, quest'anno la cassa edile di Varese ha erogato 5.168 bonifici, quindi premi di anzianità, che corrispondono su un totale di 7.866 lavoratori, parliamo più di 65-70%, quindi dei lavoratori che hanno raggiunto un livello di anzianità sul territorio che altrimenti, probabilmente mantenendo anzianità di azienda, non l'avrebbero mai maturato. Complessivamente il costo di questa prestazione, quindi questi bonifici, cubano 2.269.000 euro, che corrispondono mediamente a 440 euro a testa lavoratore di un premio che percepisce, che quindi premia la presenza nel settore. L'aspetto sul quale oggi troviamo parecchie difficoltà è che con l'introduzione sperando di introdurre la legge, della proposta di legge dell'accisa, è l'aspetto fiscale, perché oggi questa parte viene tassata e trattata fiscalmente come reddito ordinario, quindi la cassa edile si sostituisce anche diventa anche sostituto di imposta non sapendo ovviamente l'importo totale annuo del lavoratore, cioè obbliga il lavoratore di fare una dichiarazione dei redditi in quanto viene tassa l'aliquota più bassa. Quindi, avendo anche magari in futuro dell'opportunità di avere dei sgravi fiscali in merito a questa specie, non è unica, ce ne sono tante altre, di erogazioni, sicuramente sarebbe più vantaggioso sia per i lavoratori che per il settore, per le aziende in generale. Il secondo esempio di coinvolgimento degli enti bilaterali attraverso la contrattazione, quindi come partecipare nella gestione del nostro settore, è stata grandissima evoluzione degli anni 2000, che è il DURC, che è il documento unico di regolarità contributiva, oggi vive un'evoluzione, poi entrerò nel merito, che certifica la regolarità non solo di quello che sono i contributi previsti dalla legge, quindi l'INPS e l'INAIL attestano insomma la regolarità di un'impresa, ma coinvolgono anche la regolarità della impresa di versamenti all'interno della cassa edile, quindi tutti quegli altri istituti contrattuali che prevede il nostro contratto. Questo è uno dei rarissimi esempi dove un ente privato, perché comunque le casse edile sono di emanazione contrattuale, sono definite dalle parti sociali territoriali e sono gestite come un ente mutualistico, ha il ruolo di certificare la regolarità di un'impresa, che tra l'altro è molto importante, perché senza questo documento nessuna impresa può partecipare ad alcune gare, non può incassare i stati di avanzamento dei lavori, e quindi è un documento che è diventato di molta importanza e anche
edile molto richiesto dalle imprese, in quanto è difficile sopravvivere con un documento non regolare, invece viene proprio rilasciato da un ente che è, come ripeto per l'ennesima volta, di emanazione contrattuale, quindi è partecipato da tutte e due rappresentanze. Poi, come sempre accade, quando si fa una cosa si trova comunque il modo di deviarla, quindi il DURC negli ultimi anni spesso è stato utilizzato magari con una parziale regolarità, perché prima quella versione base non calcolava la dimensione del lavoro, quindi un'impresa che aveva magari due operai regolari ma ne aveva 15 non regolari comunque riusciva ad avere un DURC regolare per quei due operai. L'evoluzione sempre attraverso la contrattazione che abbiamo implementato sia per quanto riguarda il più grande cantiere d'Italia a livello nazionale, che è quello del cratere del doposisma, e che viene anche implementato sui cantieri locali ultimamente attraverso le casse edili locali, è la versione del DURC per congruità, dove oltre a verificare che l'impresa è regolare viene anche verificato per quale tipo di lavoro è regolare, per quali dimensioni, cioè quanto è congrua a effettuare un determinato tipo di lavoro. Quindi ecco, io non mi allungo molto perché ovviamente il tempo è ristretto, ma credo che siano esempi, poi ce ne sarebbero altri, ho cercato di individuare due più significativi, più vicini un po' anche alle nostre proposte, di dimostrazione di come attraverso la contrattazione territoriale, quindi quella fatta sul luogo di lavoro, si trovano dei luoghi, di spazi di partecipazione e di risoluzione dei problemi anche per quelle realtà che non sono grandi, dove non esiste magari la collaborazione aziendale, dove magari della partecipazione diventa anche impossibile parlare. Grazie. Grazie, passo la parola al nostro pratico. Io non ho il tablet, no. Pezzo di sì. Bene, buongiorno a tutti, grazie alla CISL dei Laghi per aver organizzato questo evento. Dunque, io parto da questa considerazione. Intanto, come CISL funzione pubblica, noi seguiamo sia il settore pubblico, chiaramente, che tutto il settore, l'universo dei servizi alla persona, gestiti dal privato. In questa sede però, sotto questo argomento in particolare, ho deciso parlarvi dal punto di vista dei lavoratori pubblici, quindi come lavoratori pubblici, se facciamo esclusione del settore della scuola, li seguiamo tutti noi, quindi abbiamo contezza di quello che è la difficoltà di partecipazione e dell'importanza dell'elemento partecipativo nelle relazioni sindacali. Quindi, diversamente a tutti gli apprezzabili interventi che mi hanno preceduto su esperienze di partecipazione che sono molto interessanti, anzi che meritano davvero un approfondimento anche declinato dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, io ho pensato di fornire un contributo che dal nostro appunto, osservatorio, cioè quello del lavoro pubblico, non può che partire dal punto di vista opposto, ovvero quello della mancanza assoluta di partecipazione all'interno del contesto pubblico. Cioè scarse o nulle possibilità di partecipazione dei lavoratori pubblici in ambito decisionale e organizzativo all'interno degli enti di appartenenza. Questa è la regola. Quindi per occuparci della dimensione del fenomeno della partecipazione occorre capire quelli che sono anche i limiti negativi e io cercherò di fornirvi questo supporto, questo apporto. Questa mancanza di opportunità, la sua osservazione può contribuire al pari della rappresentazione delle buone prassi, come avete fatto poc'anzi, può contribuire a dare forma e profondità alla dimensione e importanza del tema che stiamo oggi trattando anche con passione e con attenzione.
E questo proprio in un momento storico cruciale per le pubbliche amministrazioni, che sono chiamate a dare risposte urgenti in tutti i settori di propria competenza, che alla fine i settori della pubblica amministrazione riguardano la vita di tutti noi, sono la base di partenza per tutte le attività economiche, sono il volano delle attività economiche e sociali del nostro Paese. Quindi un intervento, come dicevo, che vuole partire da una breve indagine, non esaustiva perché non abbiamo compatibilità con i tempi a disposizione, però vogliamo capire qual è, perché io sto rappresentando un'assenza di esperienze significative e replicabili di partecipazione nell'ambito del pubblico impiego. Questo serve per valorizzare ancora di più, se possibile, l'importanza del tema della partecipazione. Quindi perché non abbiamo esperienze di partecipazione dei lavori in ambito pubblico? Beh, la risposta apparentemente è semplice, è una scelta del legislatore. Come detto, non si può andare a indagare i motivi perché non richiederebbero tempi lunghi. Basti sapere che il rapporto di lavoro pubblico impiego, salvo casi specifici tassativamente previsti dalla norma, è un rapporto di lavoro di tipo privatistico ormai da 30 anni, da una riforma del 1993. È regolamentato quindi, come la maggior parte dei lavori contrattualizzati, dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Fanno eccezione per esempio i magistrati, le forze dell'ordine, i dipendenti della carriera prefettizia. Al di là di questi siamo tutti contrattualizzati. Il problema è che il contratto collettivo di lavoro pubblico impiego incontra dei limiti di legge, dei limiti invalicabili di legge, e uno di questi limiti è quello appunto della mancanza di possibilità di far accedere ai lavoratori ai processi decisionali. Quindi non possiamo parlare in pubblico impiego di cogestione, non possiamo parlare di condivisione degli aspetti organizzativi, non perché non ci sia volontà da parte degli amministratori locali o degli amministratori centrali, ma perché è la legge che lo vieta. Quindi qualsiasi accordo avente ad oggetto, cristallizzato in un atto, avente ad oggetto una condivisione di tipo organizzativo, sarebbe nullo. Ecco perché a noi preme, ancora di più degli altri, prima si parlava di tre aspetti del processo di partecipazione: la partecipazione agli utili, la partecipazione gestionale, la partecipazione organizzativa. La partecipazione gestionale e la partecipazione agli utili, ovviamente il pubblico impiego deve andare. La partecipazione organizzativa è quella che manca al pubblico impiego per essere valorizzato. Ed è quello che manca come riforma del testo unico del pubblico impiego, l'articolo 5, gli articoli 40 e seguenti del 165/2001, che è la legge che regola i rapporti di lavoro del pubblico impiego, dà proprio spesso divieto alle organizzazioni sindacali e a chi gestisce la pubblica amministrazione di formare accordi che vadano ad incidere sugli aspetti organizzativi. Naturalmente questa norma ha un suo perché, cioè c'è la necessità di garantire l'indipendenza, la trasparenza, l'imparzialità, la terzietà della pubblica amministrazione. Per cui bisogna entrare veramente con il bisturi per cambiare le cose. Ma sicuramente un tema è di forte attualità, è quello del peso che ha nel rapporto di forza tra la legge e il contratto, il peso che ha la legge rispetto al contratto. Tale per cui questa unicità del rapporto di lavoro pubblico privatizzato non ci consente di entrare nemmeno come possibilità, laddove ci fosse l'accordo da parte di chi amministra, a fare delle ipotesi di organizzazione, di condivisione dell'organizzazione. Quindi, dicevo, siamo in un contesto di rigidità normativa dovuta ad un rapporto tra legge e contratto che lascia poco spazio all'immaginazione di proposte innovative, sia in riferimento a scenari di partecipazione, sia a un tentativo di mediazione da parte delle organizzazioni sindacali. Voi sapete che ogni governo che si prende la responsabilità di guidare questo Paese decide di fare una riforma della pubblica amministrazione. Per cui, oltre ad avere un contesto normativo rigido, abbiamo un contesto dove le norme si sono stratificate nel corso degli anni e spesso sono anche contraddittorie.
Uno spiraglio di luce, se così si può definire, ce l'abbiamo avuto nella definizione dei contratti collettivi di lavoro del 2018 e del 2021, dove sono stati previsti per gli enti più grandi, come quello in cui siamo oggi, il Comune di Varese, la possibilità di istituire degli organismi paritetici per l'innovazione. L'abbiamo accolta come organizzazione sindacale, l'abbiamo ideata, l'abbiamo accolta proprio per utilizzarla come, passatemi il termine, grimaldello per sviare quella previsione normativa che non ci consente di entrare negli aspetti organizzativi e gestionali degli enti in cui siamo. Purtroppo però, se dobbiamo poi andare a indagare sull'efficacia di queste previsioni, dobbiamo dire che l'esperienza ad oggi è risultata negativa. La domanda, ma perché allora, nonostante da ogni parte, compresa la parte datoriale, ci sia la volontà di effettuare dei percorsi di socializzazione delle decisioni rispetto ad ambiti organizzativi molto sentiti dai lavoratori? Perché i lavoratori pubblici non sono quelli che timbrano il cartellino in mutande o timbrano per altri colleghi, quelli sono il minimo rispetto a tutti quelli che invece svolgono quotidianamente il loro lavoro. I lavoratori pubblici sono gli infermieri, i tecnici, che durante la pandemia hanno lavorato ammalandosi, alcuni morendo, in piena carenza di organico, perché negli ultimi 10 anni sono stati sviati dai conti pubblici per poter andare a bilanciare altri aspetti dell'economia del nostro paese, 10, 20, 30 miliardi di euro. È improponibile in un asset in cui la sanità pubblica è centrale ed è costituzionalmente garantita. Dall'altro lato abbiamo tutti gli enti locali che forniscono i servizi al territorio, anche questi bloccati da decenni di blocco delle assunzioni. Ci troviamo oggi in una situazione, in un contesto pubblico, sia sanità che degli enti comunali e dei contratti del comparto ministeri centralizzati, di grave carenza di personale, di impossibilità di reperire figure tecniche e figure sanitarie, perché non ci sono, con una media dell'età sempre più alta. Quindi abbiamo persone che desiderano dare la loro parola, dare il proprio contributo, assumersi anche la responsabilità, proprio perché questa responsabilità determina anche il miglioramento del benessere lavorativo e una migliore risposta alle richieste di dignità del lavoro pubblico. Dicevo prima, tornando all'aspetto degli organismi paritetici e del perché fino ad ora non hanno funzionato. Non hanno funzionato perché questi 30 anni di blocco di rigidità della legge e di prevaricazione della legge rispetto alla libertà contrattuale, alla libertà negoziale delle organizzazioni sindacali, ha determinato un depauperamento di quella che è la cultura della partecipazione nel pubblico impiego. E quindi, siccome nel nostro sistema ordinamentale spesso le norme arrivano dopo la formazione di una cultura, arrivano dopo la formazione costante e continua della consuetudine. E in questo caso l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione, come non mai nel lavoro pubblico, determina la possibilità che dalla legge rifiorisca una cultura della partecipazione. Questo perché ci sia una effettiva realizzazione deve essere appoggiato, quindi quello che facciamo noi in sostegno anche ai colleghi della Confederazione è quello di sollecitare il più possibile nei posti di lavoro questi discorsi, e so che negli enti pubblici soprattutto il tasto da toccare è quello di ridare la dignità alle persone per poter sviluppare una nuova cultura della partecipazione. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio la CISL Ilaghi e Paola e Daniele per l'opportunità di poter intervenire oggi a portare un'esperienza di partecipazione
che riguarda uno dei settori che come FAI rappresentiamo, quindi il settore dell'industria alimentare. È un'esperienza che ha avuto luogo in un'azienda del territorio comasco, che è la ICAM. Per inquadrare il contesto, perché è anche un contesto a mio parere interessante, ICAM è una delle aziende, diciamo, per noi più importanti, sia in termini di dimensioni, in quanto impiega ad oggi circa 400 dipendenti diretti, ma sia anche in termini di rappresentanza FAI, perché siamo in maggioranza, siamo sempre stati in maggioranza con 7 delegati RSU. L'azienda si trova ad oggi da circa 13 anni ad Orsenigo, anche se la sede di origine in realtà è Lecco, dove rimane ancora ad oggi il vecchio stabilimento, con alcune produzioni, diciamo, ormai residuali. Ma in realtà una nota interessante è che ha origine nel dopoguerra questa azienda a Morbegno, infatti ICAM sta per Industria Cioccolato e Affini Morbegno, quindi ha attraversato, diciamo, diversi territori, ed è interessante perché produce cioccolato, ma lo fa partendo dalla fava del cacao, quindi attraversa tutto il processo produttivo. È uno dei maggiori produttori al mondo di cacao bio e di cioccolato di alta qualità, e ha il controllo dell'intera filiera produttiva dalla piantagione al prodotto finito. Il marchio, diciamo, di riferimento, magari ce l'avete presente, è Vanini, che è quello appunto di alta qualità, ma se fate la spesa alla Coop o al Tigros, il private label del cioccolato, delle tavolette che trovate, se girate e guardate dove è prodotto, quasi certamente è prodotto Orsenigo. Allora, nel 2018, con una RSU a totale maggioranza FAI, e comunque ovviamente in un contesto caratterizzato da delle buone relazioni sindacali, abbiamo rinnovato l'accordo integrativo aziendale. Nell'accordo, tra ovviamente le varie cose, tra cui ovviamente anche un premio di risultato di una certa rilevanza, si prevedeva però anche l'istituzione di una commissione paritetica tra azienda e lavoratori per la revisione degli inquadramenti e delle professionalità. Questa volontà ha prodotto, dopo un anno di lavoro, quello che abbiamo chiamato mansionario ICAM. Con l'adozione del mansionario si è portato a termine, diciamo, anche un percorso di rinnovamento che ha toccato oltretutto anche la modifica degli orari, con l'introduzione delle 36 ore settimanali a parità di retribuzione, una richiesta che oltretutto è ad oggi nella piattaforma del contratto nazionale dell'industria alimentare che stiamo discutendo a livello nazionale in questo periodo. In ICAM ce l'abbiamo già, e l'adozione anche di cicli continui e di scivolati con un numero di stabilizzazioni abbastanza elevato, che è stato importante e che continua ancora oggi. Allora, il mansionario e quindi questa esperienza, diciamo, partecipativa che lo ha prodotto è stato, e questa secondo me è la cosa importante, il frutto di una precisa volontà di istituirlo, che si ritrova appunto nelle intese tra le parti di questo accordo integrativo nel 2018. Questo già io lo ritengo qualcosa di non scontato, perché spesso quello che rileviamo è che le aziende fanno resistenza da questo punto di vista, considerando, diciamo, un'intromissione in qualcosa di loro, il voler entrare da parte nostra nelle modalità in cui si gestisce il sistema di mansioni e di professionalità dei loro dipendenti. Infatti devo dire che oltre ad ICAM sul territorio abbiamo solo un'altra azienda in cui si applica appunto il mansionario, che è Bolton Food, in cui addirittura l'esperienza del mansionario è addirittura precedente a quella di ICAM. Allora, cosa vuol dire avere un mansionario? Il mansionario fa in modo che ci sia una fotografia esatta delle mansioni e degli inquadramenti presenti in azienda in base al contratto nazionale. Quindi l'obiettivo del mansionario è quello di raggiungere il più possibile uno standard di oggettività nel riconoscimento economico di ciascuna mansione tramite un sistema di audit, e quindi non lasciando il tema alle valutazioni soggettive di quelli che sono i livelli intermedi o i capi reparto. Il mansionario è stato realizzato in oltre un anno di confronto da parte della rappresentanza FAI CISL e dell'azienda. Come si è proceduto? Sono stati prima svolti degli incontri tecnici, postazione per postazione, con la collaborazione dei capi reparto e dei delegati di riferimento. Ma siccome, come appunto dicevo prima, è un'azienda molto articolata, dovendo seguire appunto tutto il ciclo produttivo del cacao e del cioccolato, e quindi ha molti reparti e molto diversificati, in assenza, diciamo, di delegati
candidati presenti che lavorassero effettivamente in quel reparto, che ne avessero una conoscenza approfondita, si è provveduto a coinvolgere direttamente i lavoratori più esperti per capire che tipo di lavoro venisse svolto in quel reparto. Attraverso questa serie di incontri tecnici si è arrivati a stilare un elenco dettagliato scritto delle mansioni e degli inquadramenti presenti nello stabilimento, incrociandolo con i livelli che il contratto nazionale prevede per ogni reparto. Ogni mansione è collegata a un livello tramite la scheda tecnica descrittiva e ogni scheda tecnica è stata contrattata con l'azienda, con presenti il caporeparto e gli RSU. Si è quindi poi passata a una seconda fase, diciamo più contrattuale, realizzando un unico sistema di retribuzione della professionalità e delle competenze acquisite dai lavoratori, valido per tutte le mansioni e per tutti i dipendenti. Quindi all'interno del mansionario, in sostanza, ogni dipendente per il suo livello può leggere la descrizione della propria mansione svolta e la descrizione anche dei criteri che occorrono per effettuare un passaggio di categoria e quindi per aumentare la propria professionalità, crescere professionalmente. Quindi perché in sostanza lo abbiamo voluto, è stato fatto? Per dare ad ogni mansione il suo giusto livello, quindi uguale lavoro, uguale inquadramento. Per dare un'oggettività al riconoscimento economico a ciascuna mansione e non lasciare questa questione alle valutazioni soggettive, per cui decidono degli audit e non i capi reparto. E per dare rilevanza non tanto alle persone, questa cosa potrebbe sembrare brutta, però non conta tanto quello che sei, cioè chi sei, ma quello che fai. Quindi si dà rilevanza non tanto alle persone che svolgono la mansione, ma a ciò che si fa in quella postazione. E questo vi invito anche a pensarlo in un'ottica di parità di genere. Il mansionario però non si occupa solo appunto di dare il giusto livello a tutti, ma anche di regolare il sistema della professionalità, adottandone uno unico per tutti i reparti e tutti i dipendenti. Questo sistema è abbastanza complesso, cercherò di non entrare troppo nei dettagli, ma consiste in un importo fisso e in un importo variabile che si sommano. L'importo fisso è appunto proprio la professionalità ed è legato al tipo di mansione svolto dal lavoratore ed è definitivo. Mentre l'importo variabile è una cosa in più che viene dato attraverso un sistema per cui ad ogni lavoratore viene consegnata una volta all'anno una valutazione complessiva delle proprie competenze in base a quale si stabilisce per punteggio l'entità dell'importo variabile, che è una quota che viene poi pagata mensilmente. Senza entrare troppo nel dettaglio, diciamo che si tratta di una valutazione che passa dalle competenze, diciamo, produttive, manutentive, alle competenze relazionali di come si sta in azienda. Quindi non è intesa solo come l'insieme delle conoscenze tecniche da parte del lavoratore, ma un insieme di competenze in cui i due elementi principali sono l'autonomia di movimento e la responsabilità del prodotto. Ora, senza entrare troppo nel tecnicismo, la rilevanza di questa esperienza è stato il coinvolgimento diretto dei lavoratori in quella che anche nella nostra proposta di legge che stiamo appunto facendo chiamiamo partecipazione organizzativa, che prevede quindi il sostegno alla costituzione di commissioni paritetiche per definire piani di miglioramento e innovazione in cui siano coinvolti i lavoratori. Sicuramente per i lavoratori di questa azienda è stato un incentivo veder riconosciuta in maniera oggettiva la propria mansione, la propria professionalità, in quanto ovviamente non gli si è chiesto nulla di nuovo o di più rispetto a quello che già facevano rispetto al loro lavoro, ma si è andati a dare un riconoscimento oggettivo importante al lavoro, alla professionalità di ciascuno. Inoltre c'era anche, dal nostro punto di vista, la necessità di stare al passo con i tempi. Nel senso che noi abbiamo un bellissimo contratto nazionale che sicuramente si è evoluto nel tempo, ma noi constatiamo tutti i giorni, nel quotidiano, che il mondo del lavoro e le imprese viaggiano a una velocità molto più veloce della nostra. Per cui il senso anche di quello che è il mansionario è stato anche un voler stare al passo dell'azienda nell'aggiornare e classificare le nuove professionalità che dovessero emergere anche in futuro, perché il mansionario deve essere sempre inteso anche come un libro vivo. Un libro vivo perché la partecipazione continua e quindi vive i cambiamenti organizzativi e professionali all'interno dell'azienda e cambia, si evolve insieme all'azienda, perché anche i lavoratori non subiscano i cambiamenti ma li vivano in maniera positiva e partecipando al cambiamento. Quindi questa esperienza la ritengo appunto importante dal punto di vista partecipativo, mi sentivo appunto di raccontarla oggi perché abbiamo in un certo senso ribaltato un paradigma. I lavoratori sono stati messi sullo stesso piano
dell'azienda hanno collaborato alla pari per migliorare appunto degli aspetti organizzativi e, di, e anche retributivi di retribuzione. Grazie. Grazie. L'ultimo degli interventi di oggi, chiamo al tavolo la magistrata Savoia, che sostituisce la nota spirito alla comunità Cisdella. Grazie. Allora, come ha già detto il nostro Marco Gatti, mi ha chiesto Carlotta di condividere con voi il contributo della FENCA. Quindi, vabbè, io un po' lo leggerò, un po' no, però vabbè. Allora, la FENCA ha la partecipazione come metodo di lavoro. Tutti i contratti e le intese raggiunte sono il risultato di un processo di condivisione e di ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo, di lettura delle realtà industriali in cui operiamo, di scambio di idee e di analisi delle possibili soluzioni a cui si può arrivare, sulle quali troviamo sinergie con la controparte. È un percorso che non è sempre facile. Nella pluralità dei diversi settori che rappresentiamo, ci troviamo di fronte a delle situazioni aziendali molto diverse tra di loro, sia per la dimensione che per l'apertura al dialogo, per le tradizioni di relazioni industriali, per condizioni economiche e per tipologia di industria, ma anche di cultura. Ma queste diversità per noi non sono un limite, ma una continua sfida. In ogni scenario studiamo e facciamo sintesi degli interessi dei lavoratori e cerchiamo sempre di rispondere alle loro esigenze più urgenti, senza tralasciare una visione più ampia a lungo termine e di prospettiva. In tutte le fasi della contrattazione c'è la partecipazione. In primis nello strumento fondamentale del contratto nazionale, dove è forte il coinvolgimento paritetico e dove la partecipazione si è tradotta, a titolo esemplificativo, nella costituzione di osservatori e commissioni, ovvero dei veri e propri lavori di gruppo nei quali operano congiuntamente i responsabili aziendali e i lavoratori, e che sono finalizzate al miglioramento e all'innovazione dei sistemi di produzione, alla pianificazione dell'organizzazione del lavoro, ma anche all'istituzione di strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie. Ne è ovviamente un modello consolidato il contratto chimico, che è uno dei nostri contratti più forti a livello anche di contrattazione, con l'osservatorio della bilateralità, che ha come scopo quello di far confluire le esigenze occupazionali del settore, ovviamente tenuto conto dei cambiamenti generati dalla transizione ecologica, industriale e digitale, e facendo incontrare la domanda e l'offerta e rafforzando così le politiche attive del lavoro, a cui si aggiungono i percorsi di formazione sviluppati congiuntamente con le imprese. Abbiamo istituito anche la figura del delegato alla formazione, che studia e approfondisce le esigenze formative con i propri colleghi. Possiamo comunque dire che nell'ambito della quasi totalità dei nostri contratti vi è la presenza degli organismi bilaterali paritetici che propongono studi, ricerche e analisi per migliorare e qualificare ulteriormente le discussioni ai tavoli di contrattazione. Un altro esempio di partecipazione dei lavoratori è quella che gioca un ruolo fondamentale nella gestione congiunta dei fondi contrattuali. Attori principali di quel welfare che, dalla previdenza complementare all'assistenza sanitaria integrativa, rappresentano uno strumento, supporto importante
importantissimo, per quanto forse non ancora sufficientemente conosciuto e valorizzato nella vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Ma questo è il nostro impegno che dobbiamo ovviamente cercare di divulgare ogni giorno. Poi anche a livello aziendale sono numerose le commissioni paritetiche e le intese volte a incrementare la partecipazione. Per esempio, in Eni abbiamo sottoscritto con l'azienda il protocollo Insieme, che già la scelta del nome ovviamente identifica la condivisione degli obiettivi che si prefigge. Un patto generazionale per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso il collegamento scuola-lavoro, poiché sono le risorse proprio più giovani quelle che traguarderanno gli obiettivi di innovazione, trasformazione e transizione nei prossimi anni. Un altro capitolo dedicato a diversità ed inclusione, un comitato strategico bilaterale che studia l'organizzazione del lavoro e l'occupazione. Un altro punto, sempre con Eni, un altro comitato dedicato alla salute, sicurezza e ambiente. Un comitato sul welfare aziendale e benessere organizzativo per proporre soluzioni di solidarietà e supporto ai lavoratori e alle famiglie. Un altro comitato in tema di digitalizzazione, dove è condiviso tra le parti che la persona è al centro e che deve essere un attore protagonista sempre del cambiamento, anche con un nuovo modo di lavorare. Proponiamo poi la partecipazione anche nelle imprese multinazionali, seguendo e supportando l'attività del CAE, laddove esistenti, e dando impulso alla costituzione di nuovi, ove ce ne siano le condizioni, perché i lavoratori di diverse parti d'Europa possono essere dovutamente informati e consultati delle politiche della casa madre, anche se non si trovano nel paese di provenienza, e avere quindi una voce nei processi decisionali. Non possiamo poi non menzionare inoltre i premi di partecipazione. Nella costruzione degli accordi lavoriamo per valorizzare l'apporto positivo dei lavoratori, la valorizzazione delle loro professionalità, lo sviluppo e il consolidamento delle forme di dialogo e confronto, nonché la condivisione degli obiettivi aziendali. Questo è importante, quanto più forte si sta facendo la necessità di strutturare il premio di produttività e di partecipazione, agganciandolo alle evoluzioni del business connesse alle transizioni ecologiche, a quella digitale, all'innovazione tecnologica, ai cambiamenti a livello geopolitico e dei mercati internazionali, alla trasformazione del lavoro e della sua organizzazione. Per ultimo, un esempio virtuoso che abbiamo sul territorio e che racconta della partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa di un'azienda tessile. Tessile è il contratto che per noi è sempre più difficile fare contrattazione di secondo livello, quindi non è facile come nel chimico e nell'energia, e si chiama Progetto Costruire il Futuro. L'edizione di quest'anno è la terza, ha coinvolto 57 lavoratori, 57 dipendenti, sotto i 30 anni di età, della produzione e dei laboratori. All'obiettivo, attraverso la condivisione dei punti su cui lavorare, di far costruire ai lavoratori un progetto con il quale vengono sviluppate idee, proposte di miglioramento e focus sui problemi che l'azienda dovrà gestire. I giovani sono stati divisi in gruppi di lavoro, cercando di differenziare nella composizione dei gruppi, inserendo persone di reparti e mansioni diverse, in modo da poter avere uno sguardo puntuale e completo sulla maggior parte dell'ambiente lavorativo. A questo punto è stata data libera scelta ai gruppi su quali argomenti lavorare, che potevano essere la trasmissione del sapere e della consapevolezza oggi, oppure l'evoluzione dei turni e della job rotation dei reparti, oppure il gioco di squadra, come facilitarlo.
Un altro punto, iniziative a supporto dell'orientamento scolastico oppure supporto dei bisogni emergenti, oltre alla genitorialità, i caregiver, benessere quotidiano delle persone, anche attraverso il fatto di stabilire le regole sul divieto di fumo, sulla loro salute fisica e mentale, supportando le iniziative in tema di contrasto all'obesità e alla ludopatia e costruendo momenti formativi sull'uso delle proprie risorse economiche. Ci sarà poi successivamente un momento in cui tutti i gruppi faranno la presentazione del proprio lavoro, del proprio video e del proprio progetto e ci sarà la votazione da parte dei colleghi su quale lavoro sia stato fatto meglio e quale soluzione sia la migliore. Questo impegno collettivo di condivisione delle sfide presenti e future è un esempio virtuoso che rientra pienamente in quella che la CISL ritiene una possibilità che va costruita non più in maniera sporadica, ma in tutte le aziende, una volta che avremo realizzata la legge sulla partecipazione. Grazie.